Possiamo dare il via alla nostra seduta. Il primo candidato è il signor dottor Marco Belelli, che discute una tesi dal titolo Riflessioni sul Malleus Maleficarum. Il relatore è il professor Cuppone. Correlatore e correlatrice la professoressa Barillari, assieme al professor Rossi, che appunto si diceva prima ha mandato, è assente, e ha mandato però come correttamente la sua correlazione scritta. Do senz'altro la parola al correlatore, professor Cuppone. Al relatore, professor Cuppone. Non si potrebbe, non si potrebbe. Però. Cerchiamo. Allora, testimonio una confezione della tesi assolutamente notevole per sviluppo del lavoro, per bibliografia, per appropriatezza delle fonti che vengono scelte, per anche un lavoro accuratissimo di traduzione di prima mano di fonti latine, ma non mi soffermo nel merito perché poi, diciamo, rispetto a questo tipo di letteratura di origine medievale, sono stato medievale, potrà parlare meglio di me la correlatrice, la collega Barillari. Vorrei dire, intanto il mio apprezzamento per la tesi e per il lavoro, che trovo interessante per la scelta del soggetto, no? Cioè, questo è per la prima volta un commento organico e attuale, di attualità, su questo Malleus Maleficarum, che è un manuale per tormentare le donne sostanzialmente, per perseguitare il femminile, cosa che oggi facciamo ancora con alcune sillabe finali delle parole, per cui siamo passati dai ferri roventi allo schwa, ma sostanzialmente diciamo, permane nel linguaggio, no? Questo pregiudizio di cui troviamo delle profonde radici ideologiche e religiose in questa manualistica medievale. Quindi, al di là anche dell'ironia, insomma, un pochino ci vuole perché in realtà la materia è profondamente sconcertante, no? Cioè, quando si vede descritto il dialogo, l'interrogatorio ideale, no? È il classico dialogo che in teatro tu non vorresti mai sentire, cioè quello che contiene già le sue risposte. Quindi si capisce che non si tratta di una indagine reale, ma di una autentica persecuzione a partire da un'ideologia che ha già stabilito prima di iniziare il proprio percorso, la propria inchiesta, ha già stabilito di essere dalla parte della ragione, comunque sia. Questo è il grande motivo di attualità della ricerca, perché appunto, seguendo passo passo il Malleus, il candidato commenta, rapporta al presente, rapporta a tutta una serie di realtà e di pregiudizi che sono poi si sono trascinati nel tempo. E quindi trovo rilevante questa attenzione che porta questo lavoro al di fuori di una dinamica solamente archivistica, insomma, trovo che abbia una sua attualità. Per quanto mi riguarda, potrebbe sembrare strano che mi presenti io come relatore, occupandomi di teatro. Però, per dire un po' la pertinenza di questa cosa col teatro, mi basta citare una frase di Artaud, una frase molto celebre da cui sono stati fatti anche dei film, dei libri, in cui nel teatro il suo doppio dice, se c'è qualcosa di veramente infernale, usa letteralmente questi aggettivi, infernale e veritablement maudit, veramente maledetto, oggi, cioè parla dell'oggi, è di attardarsi, dice, cioè perdersi. Sono trascritto la dicitura esatta, s'attarder artistiquement sur des formes,
sulle forme dell'arte, riempirsi, lavarsi la bocca con l'estetica, au lieu d'être comme des suppliciés, invece di essere come dei martiri, dei suppliziati sul patibolo, che l'on brûle, che vengono bruciati, e mentre vengono bruciati font des signes sur leur bûcher, cioè mandano segni, i famosi signals into the flames, da cui il film del Living Theater è, cioè quello che Artaud qui ci attesta è il senso di necessità del teatro. E qui non parliamo ovviamente di teatro, però parliamo di un teatro antropologico che è quello del patibolo, che è quello della messa in scena della tortura e della condanna a morte, che è sempre stato una forma di performance pubblica in cui la società ha letteralmente inscenato la propria predominanza ideologica sui soggetti che metteva sul patibolo, no? E la condanna a morte è sempre stata ritualizzata con musica, con letture, a volte con intrattenimenti anche comici, come si fa in certi circhi, no? Dove c'è versamento di sangue, e la gente è sempre andata ad assistere a queste cose proprio per questo, perché per sentire questi signals into the flames, questi segnali fra le fiamme, come unico vero teatro della vita, in qualche modo. E chi gestiva questi rituali del potere se ne è sempre servito, forse sapendo cosa fosse il teatro meglio di quelli che si facciavano per essere teatranti. Ma comunque non voglio portare oltre questa metafora, era per dire che allora questo percorso di ricerca su questa maniacalità, su questa ritualità nel perseguitare, nel cercare la sofferenza, e attraverso la sofferenza delle manifestazioni di esistenza in vita di persone che vivevano tranquillamente senza questa verifica, è qualcosa di molto attuale e che ci tocca molto da vicino. Allora, seguiamo tutta la traccia, allora darei subito la parola al candidato per presentare il suo lavoro e raccontarcelo, e poi magari Sonia dirà due parole più serie delle mie sulla materia proprio letteraria. Bene, parola allora al dottor Belelli. Bene, allora, visto che da qualche parte bisogna cominciare, comincerò dal 5 dicembre 1484, quando Innocenzo VIII, pontefice romano, promulga la bolla Summis Desiderantes Affectibus, che potrebbe essere tradotta desiderando con sommo ardore. Che cosa desidera con sommo ardore il Papa? Fondamentalmente mandare avanti, rafforzare una battaglia a viso aperto, senza alcuna remora, contro le streghe, allo scopo di sterminarle. Due anni dopo, nel 1486, anzi nell'inverno fra l'86 e l'87, esce il Malleus Maleficarum, per opera di due cani di Dio, come venivano chiamati i domenicani, Sprenger e Institor. Questi domenicani, in verità, avevano già in precedenza ricevuto dallo stesso Papa l'incarico per recarsi in Germania come inquisitori e avviare iniziative di contenimento nei riguardi delle malefiche. Però avevano trovato ostacoli nel loro cammino, le autorità civili non sempre collaboravano con loro, pertanto si sono rivolti al Papa esponendo la situazione, chiedendo un intervento più energico. Ecco perché nell'86-87 esce il Malleus. Il Papa prende posizione e noi troviamo questa bolla di conseguenza nella stragrande parte dei testi, come fosse sostanzialmente avvinta
al testo scritto, si è creata una simbiosi. In pratica i due domenicani utilizzano la bolla come strumento legittimante per la loro azione, che è l'azione di sterminare le malefiche. Da quel momento hanno praticamente pieni poteri. L'obiettivo conclamato, non affatto sottaciuto, è di eliminarle fisicamente con il rogo. Come osservava il professor Cuppone, i processi, i cosiddetti processi che vengono svolti in tutta Europa, ma poi verranno svolti anche nel Nuovo Mondo, perché naturalmente l'Inquisizione approda anche lì. Questi processi sono farseschi. Si sa già che nella stragrande dei casi la soluzione finale del problema sarà la morte, preceduta peraltro da forme varie di tortura, con assoluta ignoranza dei diritti degli imputati, che non esistono, con una procedura difensiva che è quasi inesistente. Tra l'altro gli avvocati devono fare molta attenzione a quello che dicono e a quello che fanno, perché sono altrimenti i primi ad essere sospettati di essere complici sia delle streghe che di Satana. E il Malleus descrive in effetti tutta una serie di procedure sul come far confessare. Si utilizzano tutti gli stratagemmi, tutti i trucchi, anche i più ripugnanti. Si inviano, per esempio, nella cella dove risiede la strega, si inviano persone che la lusingano e le fanno capire che se confesserà avrà salva la vita. Loro confessano, però non hanno salva la vita, perché le persone inviate lì e gli stessi giudici, quando interrogano le streghe, usano un linguaggio piuttosto alambiccato e incomprensibile. Si tratta di azzecca garbugli in stile manzoniana, quindi loro parlano un linguaggio aulico che quelle povere donne, perché tra l'altro si trattava di donne di bassa estrazione sia sociale che culturale, assolutamente non comprendevano, per cui le finezze di linguaggio di questi interrogatori erano per loro assolutamente oscure. Si usava sempre un condizionale, ipotesi, si formulava un'ipotesi, non si diceva mai se tu confesserai tu sarai non soggetta alla morte, tu ti libereremo, almeno ti salveremo la vita. Non si diceva mai, non era mai formulata così l'arte del convincimento. Si facevano delle ipotesi, si illudevano, e poi altre, naturalmente, come si è detto, se non confessavano comunque si usava la tortura. E anche in quei rarissimi casi in cui, proprio per l'assoluta evidente inconsistenza non delle prove ma anche degli indizi, alla fine erano quasi costretti ad assolverle in realtà, perché anche se nel Malleus, apriamo una parentesi, anche se nel Malleus ogni tanto compare la figura maschile, esiste qualche evocazione di stregone nel Malleus, ma è un'evocazione molto limitata. In realtà l'occhio, il dito è puntato sul genere femminile. Il Malleus è indiscutibilmente un testo misogino. Perché misogino? Perché il Malleus segue una linea di pensiero
che è radicata nella storia della Chiesa di Roma da moltissimi secoli. Parte dal Vecchio Testamento. Il Malleus è una sommatoria di citazioni che partono dal Genesi, addirittura, del tipo non far vivere la malefica. Poi molte altre dello stesso tenore si trovano nell'Esodo, si trovano nel Deuteronomio, sono reminiscenze che mi vengono dalla tesi alla Sapienza sulla magia a Roma. E quindi il Vecchio Testamento è tutto imbevuto di condanne contro le donne, che già in allora erano tenute sotto osservazione perché erano sospettate di connivenze con il male. E il male era appunto Satana. Quando poi c'è stato il passaggio e dal tronco ebraico è uscita fuori questa scheggia che poi via via si è espansa, cioè il cristianesimo, si è andati avanti su questa linea naturalmente. La posizione di Paolo di Tarso, per esempio, mi è capitato di fare una tesi su Paolo di Tarso proprio sulla sua presunta misoginia, è assolutamente identica. Le donne sono certamente un fomite di male e comunque hanno una posizione subordinata. Quindi, diciamo, il Malleus porta avanti questa linea. Una volta che dall'ebraismo si passa al cristianesimo, si continua su questa via. E a quel punto si scontra naturalmente con il mondo pagano, dove la magia e la stregoneria egualmente esistevano. Quindi no, da questo punto di vista non vi è soluzione di continuità, cioè si va avanti su un filone di pensiero che comunque riconosceva che la magia era un dato oggettivo, per cui noi troviamo dei processi per magia, per esempio, già nel secondo secolo avanti Cristo, il processo a Furio Cresimo, accusato di avere utilizzato l'arte magica per trasferire le messi da un campo ad un altro, così violando una norma inserita nelle 12 tavole, quindi nel VII secolo avanti Cristo, quello dimostra che già in epoca repubblicana, non che sia l'unico processo di quel tipo che sia stato celebrato, ma è uno dei pochi che si è salvato dal tempo. Poi Furio Cresimo verrà assolto perché i giudici romani non avevano l'obiettivo di portare a morte le streghe o i maghi. Avevano solo l'obiettivo di accertare i fatti, mantenevano una certa serenità d'animo, una certa equidistanza, e quindi Furio Cresimo fu assolto perché si presentò al foro con tutti i suoi serventi, tutti coloro che lui utilizzava per lavorare i campi, accompagnati dagli attrezzi che lui dava ai suoi serventi, dimostrò che i suoi campi rendevano di più, erano più produttivi, non perché lui avesse rubato le messi al vicino utilizzando la magia, ma semplicemente perché utilizzava strumenti migliori e più abili operai della terra. Un altro che fu assolto, il che dimostra che vi è continuità nella presenza della magia nell'impero romano fino al IV secolo, fino a quando in qualche maniera rimaneva pagano, il famosissimo processo di Pisone. Pisone, come è noto, era stato accusato da Germanico Morente,
aveva fatto chiamare la moglie, aveva comunicato alla moglie che certamente era stato maleficato, poi in realtà si sospettava che il mandante fosse Tiberio naturalmente. Ma che cosa si è trovato nella casa dove Germanico stava morendo quando si è avviata la ricerca? Si sono trovati degli indizi della presenza della magia, cioè le tabelle de Fictionis, quelle stesse tabelle de Fictionis che poi gli archeologi hanno trovato dappertutto nell'area controllata dall'impero romano e che noi ritroviamo anche nel Malleus, tra l'altro, perché le tabelle de Fictionis, che sono lamine di piombo con su scritte alcune formule maleficanti, sono state appunto ritrovate ovunque, perché vi è questa linea di continuità fra le streghe del paganesimo e quelle del cristianesimo. Anche questo, un altro elemento che poi si è trovato, anche quello molto abbondantemente nei residui dei templi di Asclepio, per esempio, anche quelli in tutta l'area del Mediterraneo, quindi del dio della medicina, sono gli ex voto. Apparentemente a prima vista uno potrebbe pensare, ma gli ex voto che cosa c'entrano con la magia, con la sua diffusione? Invece c'entrano, perché gli ex voto naturalmente venivano portati per ringraziamento al dio Asclepio, ma il dio Asclepio, secondo la visione cristiana, non era un dio, era un demone, quindi un demone che desiderava essere adorato. E a questo punto, con l'avvento del cristianesimo, si effettua un rovesciamento di prospettiva, come ben noto, per cui gli dèi dell'antico mondo diventano i demoni, non naturalmente i demoni di Socrate, ma i demoni in versione maligna. Questa prospettiva, questo rovesciamento, a chi si deve? Ma naturalmente si deve, anzitutto si parte dal Nuovo Testamento, perché i demoni che noi incontriamo nel Nuovo Testamento sono evidentemente malvagi. E poi negli esegeti, come Agostino d'Ippona e come Tommaso d'Aquino. Tutti gli altri sono allineati su queste posizioni che noi ritroviamo nel Malleus costantemente, perché accanto a personaggi pagani o a filosofi come Aristotele, che il Malleus richiama non poco, troviamo invece incessantemente citati Agostino d'Ippona e Tommaso d'Aquino, sempre su questa linea di pensiero, cioè che le streghe stanno adorando dei demoni, quegli stessi demoni che i pagani adoravano considerandoli dei, e che godevano proprio nel farsi adorare. Quindi questa è la prospettiva del Malleus. E poi si potrebbero aggiungere moltissime altre considerazioni. Forse darei la parola però alla correlatrice. Che... Allora, a me va bene anche correlatore, essendo una funzione, e approfitto del condizionale seguito da però. Così evito anche di tossire, che è l'effetto che mi fa tipicamente la mascherina. Allora, io volevo dire due o tre cose rapidissime. Roberto, che è un grande conoscitore di teatro, ma purtroppo un po' meno del teatro medievale, sì, il teatro medievale si basa molto, soprattutto il teatro sacro, sulla retorica giudiziaria, a partire da Cicerone. Cioè, le sacre rappresentazioni hanno quella base, quindi il collegamento è assolutamente perfetto. Nel mio Medioevo, avessero letto il Malleus, ne sarebbero uscite delle rappresentazioni incredibili, anche perché alla base di tutto ciò, ed è segnato bene
in un quaderno che conserva una sacra rappresentazione, il faut du sang, ci vuole il sangue per fare piacere alle persone. Poi condivido assolutamente il fatto che la base di questo lavoro è fortemente misogina, come era praticamente, com'è tutta la cultura giudaico-cristiana. Va detto che, partendo da un bellissimo lavoro di uno studioso splendido che ci ha prematuramente lasciato, Farinetto, lui scrisse un libro molto bello, Solilunio, Erano donne le streghe. Cioè, erano donne perché ci siamo fissati su questo, però giustamente esistevano anche gli streghi, non utilizzo il termine stregone, i malefici, il termine latino. Solo che venivano considerati meno, i benandanti quando sono andati a farsi, a autodenunciarsi, gli hanno detto ma no, lasciamo perdere, no? Eppure facevano le stesse cose delle streghe, il volo magico, eccetera, eccetera. Ma ritornando al Medioevo, io per quello, per le cose che mi occupo io, per me il Medioevo finisce col 1200. Proprio 1200, 1200, ed è peraltro la fine di molte cose, l'inizio di molte altre. Una di queste è dare corporeità al demonio, perché Burcardo di Worms non credeva assolutamente che il demonio potesse fare qualcosa di concreto, assolutamente. Nel momento in cui viene dato corpo fisico al demonio, fisico, poi ce lo porta piantato nella voragine infernale, con tre teste, con tre volti, eccetera, eccetera. In quel momento viene, c'è la possibilità di un patto. Ed è questo che esce fuori bene a mio giudizio. Viene fuori la possibilità di un patto e il patto ci riporta al discorso giudiziario e ha questa dimensione propria, no? Della scrittura contro le streghe. Poi dal punto di vista testuale la cosa più curiosa è che per quanto concerne il volo notturno, come direbbe Ginsburg, il canone episcopi, no? Che in realtà questo episcopi non è il genitivo di canon, quindi già questo travisamento, no? Ci porta. E in effetti il Burcardo di Worms, che scrive nell'anno 1000, non fa altro che dire hai creduto davvero di volare di notte lasciando nel silenzio di una notte insonne, lasciando tuo marito addormentato nel letto? Sono increduli, sono cose da non credere, cioè una baggianata pazzesca, oggi direbbe Burcardo. E che cosa gli dà come punizione? Il venerdì a pane e acqua. Ma nel momento in cui viene fuori questo, cioè la teologia si affonda sul criterio, sull'idea che il demonio possa fare, ma il demonio non può fare niente. Ma nel momento in cui salta fuori questa idea balzana, ma perché conveniva anche politicamente questo, certo. A questo punto la partita è finita. La partita è finita per le streghe e poi più avanti lo sarà anche per, non gli streghi, ma i maghi. Che dire della tesi? La tesi è splendida, anche perché affranca veramente il male da quell'orrida interpretazione di Verdiglione, fate una pseudo traduzione che fa buchi da tutte le parti, e poi perché analizza veramente a fondo quello che è un testo, quindi le dinamiche testuali sono assolutamente affrontate con maestria, ma è anche il, diciamo,
i francesi direbbero le moule, lo stampo, dove verranno colate moltissime altre cose che non riguarderanno più solo le streghe, che riguarderanno i nemici politici, gli eredici, eccetera, 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 che se vogliamo arriviamo tranquillamente ai nostri giorni. Quindi, che dire, una tesi che è veramente piacevole nella lettura, perché è scritta in maniera veramente, veramente scorrevole, fluida, nonostante i concetti siano di grande difficoltà, l'accesso a fonti originali e non rimasticate di seconda o terza mano, e devo dire proprio anche un impianto, diciamo, rigorosamente filologico. Con questo non avrei altro da dire. Se vogliamo ridare la parola a lui o leggere direttamente. No, a te, se vuoi, se no, io leggo. Ma proprio due parole sul canon. Ma il canon Episcopi, come diceva la professoressa, è l'esatto contrario della impostazione che invece troviamo nel Malleus. La svolta potremmo ipotizzare che avvenga con Tostato, e avviene poi in modo assolutamente palese sulla questione del volo magico, che è proprio uno spartiacque. Il canone Episcopi, in effetti, considera le streghe come delle fantasiose signore che credono di agire maleficamente, ma in realtà o millantano oppure si illudono, oppure si autosuggestionano, oppure sognano, ma insomma l'unica cosa che non fanno è quello che dicono di fare. Loro dicono di volare, e naturalmente il canone Episcopi, come la professoressa osservava, irride questo genere di dichiarazioni. Nel Malleus c'è un episodio molto particolare che io trovo caratterizzante, che ho descritto anche nella tesi, cioè c'era una supposta strega che per diceria di tanti, e poi lei stessa lo ha confermato, sosteneva di andare al Sabba volando. E a un certo punto uno di questi inquisitori che giravano, non c'erano solo i due che ho citato prima, naturalmente poi una volta partita l'operazione ce n'erano anche altri, ha voluto vederci chiaro, ha voluto approfondire, quindi ha chiesto a questa supposta strega: tu sei disposta ad assoggettarti ad una prova, ad un test, ovvero nel giorno e nell'ora che tu dirai, io ed altri verremo dove tu sei, cioè a casa tua, e vedremo cosa succede. Tu dici che volerai e noi saremo lì per vedere cosa accade. E lo fanno. La strega quel giorno, in quell'ora, si unge con un unguento particolare. Tra l'altro il riferimento all'unguento o alla formula nel Malleus è assai consistente. Comunque anche per esempio per ungere il bastone che deve servire per il volo. In quel caso la strega unge se stessa, poi si colloca in una cassa e si addormenta, apparentemente si addormenta. Poi ad un certo punto, a seguito di alcuni suoi movimenti, ruzzola. Comunque sia, non lascia la stanza, e attorno ci sono tutti i testimoni, tutti coloro che devono verificare se vola o non vola. Poi si risveglia, dopo
un certo tempo, e allora naturalmente l'inquisitore dice: ma noi eravamo qui, tu non ti sei mai mossa, come fai quindi a dire che sei andato al Noce di Benevento, per esempio, dove di solito andavano, era uno dei luoghi tipici. E la strega, assolutamente imperturbabile, dice: certo, certo, io sono andata, infatti. Sono andata e il mio corpo è rimasto qui, ma io sono andata. Quindi, a questo punto è evidente che ci sono due visioni dello stesso tema. Certo, la strega è convinta di essere andata, col suo doppio, evidentemente, con un corpo astrale, fenomeno che peraltro è riscontrato anche in altri soggetti. Ci sono, per esempio, santi, o comunque chiamati santi cristiani, che sono noti per la bilocazione. Allora, se io mi chiedo se la Chiesa di Roma ritiene, tutti sanno che la Chiesa di Roma ritiene che naturalmente le streghe esistono, su questo non c'è dubbio, e tanto è vero che basta andare anche in questi giorni o in qualunque giorno dell'anno a Roma, all'Istituto Regina Apostolorum, ci si fanno i corsi per gli esorcisti. L'Istituto Regina Apostolorum è un istituto connesso con la struttura ufficiale della Chiesa di Roma, quindi è evidente che la Chiesa di Roma crede nell'esistenza dei demoni, crede nell'esistenza delle streghe, eccetera. Anche perché se a questo punto, dopo circa 2000 anni di esistenza, affermasse il contrario, che non esiste il diavolo e che non esistono le streghe, crollerebbe tutto, perché a parte che un po' sboconcellata mi pare che lo sia, perché se l'attuale pontefice è giunto a dire non molto tempo fa che il Pater Noster, che è una professione di fede assolutamente intoccabile, in quanto è l'unica prece rivelata da Dio. Questo è l'insegnamento della Chiesa di Roma in questi ultimi 2000 anni. Quindi tutto si può cambiare, ma non certamente il Pater Noster, che è un pilastro. Eppure l'attuale pontefice lo ha fatto. E io ricordo che quando ero bambino ed ero chierichetto e conoscevo il catechismo, io recitavo un Pater Noster in latino dove si diceva et nos inducas in tentazione. Se un papa modifica non indurci in tentazione e ritiene che si tratta di una frase assolutamente impropria, poi dovrebbe spiegare naturalmente ai suoi fedeli come mai per 2000 anni i fedeli hanno dovuto recitare la preghiera in quel modo, e i fedeli si potrebbero anche porre il quesito: se è errato il Pater Noster, allora cos'altro non potrebbe essere errato? Quello era rivelato, ecco. Comunque, per chiudere la questione, sì, il canon dice delle cose, ecco, invece Tostato dice una cosa esattamente antitetica, che è tutto vero, ed è molto interessante il ragionamento che fa Tostato, e dopo di lui tutti gli altri, perché poi si va avanti su quella linea che è tutto vero, compreso il volo, fino all'illuminismo naturalmente. Ma per 2 anni si dice che è tutto vero, perché vi è la solida certezza che viene dai testi sacri, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento. Dal Vecchio, per esempio, Tostato fa notare che Abacuc vola da Gerusalemme a Babilonia. Poi cita un altro personaggio biblico che fa la stessa cosa al contrario, cioè che vola da Babilonia a Gerusalemme. Vola in che modo Abacuc? Sorretto per i capelli
da un angelo. Questo per il Vecchio Testamento. Per il Nuovo, naturalmente cita, per esempio, Satana e Gesù. Ma se è così, e lui poggia il ragionamento su quello, su questi passi del Vecchio e del Nuovo Testamento, a mio avviso, in realtà, anche se vedessi appunto la strega che mi passa volando davanti, capirei che non è lei che vola, ovviamente, è trasportata. Bene, allora, su questa questione ci interrogheremo, però adesso bisogna leggere il verbale, no? Della, collega Paolo, del collega Rossi, Paolo. Sì, alla cortese attenzione del Presidente della Commissione. Con la bolla Summis Desiderantes Affectibus, promulgata il 5 dicembre 1484, Papa Innocenzo VIII, Giovanni Battista Cimo, genovese, che abbracciò lo stato clericale, dove portò alle massime vette la simonia, autorizza i domenicani Heinrich Institor e Jakob Sprenger a ricercare, quindi punire, incarcerare e correggere, ove fosse necessario, l'aiuto del braccio secolare, cioè messe a rogo, tra parentesi, le persone resesi colpevoli di stregoneria. Virgolette, è pervenuto di recente alle nostre orecchie che in certe regioni della Germania superiore e nelle province, città, territori, distretti, diocesi di Magonza, Colonia, Treviri, parecchie persone si sono date ai demoni, pieni poteri di inquisire, condannare e affidare al braccio secolare i colpevoli di stregoneria. Di nuovo virgolette, affinché tutti gli errori siano sradicati grazie all'azione del nostro ministero, come dalla zappa di un accorto agricoltore. Nell'inverno del 1486 i due inquisitori qui sopra danno alle stampe il Malleus Maleficarum, martello delle streghe, che spiega le ragioni teoretiche e le procedure da adottare nella caccia alle streghe. Il successo è enorme e per due secoli il Malleus diviene il punto di riferimento sull'argomento, vero e proprio Enchiridion del perfetto cacciatore di streghe. Esso si apre con una indicativa domanda teorica. Possiamo dire che affermare l'esistenza degli stregoni sia così cattolico, qui ci manca secondo me una parola perché non capivo bene il senso, sia così cattolico che il dichiarare ostinatamente il contrario sia del tutto eretico? La risposta è scontata, se non altro perché la si poteva trovare già stampata sul frontespizio del libro. Heresis est maxima opera maleficarum, non credere. Cioè, non credere alla stregoneria è il peggio dell'eresia. È chiaro che dal 1484-1486, grazie al Papa e ai due domenicani, si pone il vero e proprio inizio della caccia alle streghe. Ma è chiaro che tutto ha una vera storia nel crimine di eresia su cui si fonda l'eresia delle streghe. I dati fra 560 e 660, i due periodi di maggior mortalità, da Pire e Falò, si accesero più di 3.000 roghi. Ora, il candidato, qui veniamo a giudizio, il dottor Belelli conduce una storia che va dal canone Episcopi all'editto di Rotari del 22 novembre 643, che recita: nessuno presuma di uccidere una serva d'altri o un'ancella propria per il fatto che è una strega o una masca. Alle menti cristiani non è proprio da credere ed è impossibile che una donna possa divorare un essere umano dall'interno e vivo. Fino ai vari Malleus se ne contano più di 300. Conclude. Il candidato conduce un lavoro unico sui vari manuali di caccia alle streghe, sia da un punto di vista giuridico che dottrinario, politico come ribellione del diverso, sia etico-culturali, sia delle miserie del corpo e della mente. Il lavoro, vabbè, qui esprime il suo giudizio, no, vabbè, che poi riferisco alla cosa, e poi si spiega il motivo per cui non è potuto esserci, perché lui ha l'esonero per la vaccinazione. E quindi... Va bene, mi pare che il giudizio sia molto chiaro. Comunque grazie, le chiederemo di allontanarci, certo, per riunire la commissione. Dottor Belelli, la commissione, visto il curriculum degli studi, udita la discussione della prova finale, la prova con voti 110 su 110 e la lode. Pertanto, per i poteri a me conferiti dal magnifico rettore, la dichiaro dottore magistrale
nella laurea magistrale in letterature moderne e spettacolo. Grazie, grazie, molto gentili, grazie. Complimenti. Grazie. La prossima sul Del Rio, perché anche Del Rio merita per me. Sì. Grazie mille, grazie mille.